Eccoci qui, allora siamo pronti per fare anche un approfondimento del tessuto economico all'interno della nostra sezione Video Box. Radio Potenza Centrale quest'oggi è scesa nel Vallo di Diano e ha il piacere e l'onore di poter intervistare il direttore della banca Montepruno, Credito Cooperativo di Loscigno e di Lavorino. Se sbaglio qualcosa il direttore mi correggerà, e di poter farci una chiacchierata, insomma, in maniera molto amichevole, così come il rapporto che si crea appunto con questa banca, riguardante appunto proprio, questo suo ruolo. Insomma, devo farle i complimenti perché in giro non se ne parla che di bene. Grazie. Come nasce, insomma, questa iniziativa di questa direzione, insomma, questo ruolo? Beh, l'iniziativa nasce più che un'iniziativa che non è merito mio, perché è merito di coloro che hanno creduto nel mondo del credito cooperativo e soprattutto di quei cooperatori che hanno voluto fondare la nostra banca. Il merito credo vada ascritto ai valori che la nostra banca ha voluto perseguire. La nostra banca è una banca che è fuori dalla norma, se così possiamo definirla. Perché? Perché oltre a fare l'attività finanziaria, che credo sia logica per tutti gli istituti di credito, cerca di essere e di vivere il tessuto sociale. Tutto ciò ha portato a un successo, ha portato a far capire che comunque nel nostro mondo ancora c'è bisogno di valori, soprattutto in un periodo difficile come questo, in cui i valori sono andati a perdersi di volta in volta. Noi stiamo cercando di rivalutarli a partire dal valore dell'amicizia, dal valore della fiducia, al valore certamente e tanti altri valori che ci contraddistinguono. Noi riteniamo che è stato il motivo dei successi del nostro istituto, siamo fieri e orgogliosi di questi. Beh, poi i risultati economici, patrimoniali e sociali sono sotto gli occhi di tutti e più che di me, a me fa piacere che si parli del nostro istituto, di un istituto diverso. Siamo felici, siamo orgogliosi, perché poi questo modello, perché così ci piace definirlo, modello della Banca Montepruno, sta riscuotendo successo non solo nel territorio di Valle di Diano, nel Cilento da dove proviene, ma anche nella città di Potenza, dove siamo stati accolti in modo piacevole, siamo stati accolti veramente come con la banca differente. Stiamo creando quel patrimonio relazionale che speravamo di creare, siamo stati accettati come la banca differente e quindi siamo orgogliosi. Non parlo dei risultati ottenuti fino ad oggi perché significherebbe parlare strettamente di numeri, anche quelli sono importanti, anche quelli sono arrivati e ci sono, però a me piace far capire che anche su Potenza siamo presenti in tutte le strutture associative, stiamo per entrare negli enti locali, stiamo facendo sentire la nostra pressione, la nostra presenza. E si vede che le persone che poi hanno già dei primi rapporti con noi, in un certo senso poi ritrovano riscontro nelle cose che abbiamo detto, promesso e che stiamo costantemente perseguendo. Ecco, direttore, ha fatto un accenno appunto su questa apertura di queste nuove sedi, come quella di Potenza, che è, come si suol dire, è fresca, ma comunque, insomma, io volevo chiedere, noi ci troviamo in questo momento nello stabile di Sant'Arsenio, è partito tutto da qui? Non è partito tutto da qui, è partito da un paese di 600 persone che si chiama Loscigno. Questa storia è talmente bella che è difficile anche emozionante raccontarla, nel senso che noi partivamo a Loscigno con 30 soci solamente 50 anni fa, però momenti di difficoltà e di stasi non ci permettevano di sviluppare così come avremmo voluto sin dall'inizio l'attività bancaria e anche sociale. Fortuna ha voluto che siamo riusciti ad arrivare nel Vallo di Diano 15 anni fa, con tanta umiltà, con tanta serenità, con tanta voglia di lavorare, forti di quei valori, di quei principi che dicevamo prima. Abbiamo iniziato un percorso di crescita, noi siamo arrivati e eravamo 7 dipendenti, oggi il rapporto è a 62 dipendenti, cosa che abbiamo fatto in 2 anni. Siamo arrivati con 3 filiali e siamo a 12 filiali. Quindi la nostra storia, se si volesse scrivere, secondo me dovrebbe partire dalle origini, perché le origini sono importanti, però se vogliamo raccontare la vera storia della nostra banca sarebbe da riportarla a 15 anni a questa parte, dove poi i numeri sono esplosi, ma sono esplosi proprio perché la gente ha cominciato ad avere fiducia in noi, ha cominciato a credere in noi per i tanti motivi che abbiamo detto prima. Quindi come banca di credito cooperativo la nostra storia veramente è bella. Oggi ci ritroviamo a vedere tanti giovani su questa bellissima struttura che abbiamo voluto costruire 2 anni fa. È in previsione, se la riforma del credito cooperativo ce lo permetterà,
l'ampliamento di questi locali dietro questo stesso stabile che prevede addirittura un auditorium con 800 posti, perché abbiamo bisogno di far sviluppare delle attività che poi abbiamo anche sviluppato nel passato su questa terra. E quindi abbiamo tanti progetti, ma la cosa bella, la cosa che piace sempre sottolineare è la freschezza, è la gioventù di questo istituto. La media di questi ragazzi è molto bassa, tutti i ragazzi professionalmente preparati, tutti i ragazzi che hanno voglia di lavorare, tutti i giovani che credono nei valori del credito cooperativo. Ecco, proprio sul credito cooperativo volevo fare una piccola divagazione tecnica. Ci sono, diciamo, notizie contrastanti, cioè la banca storica e nazionale, internazionale, magari parla, tra virgolette, male del credito cooperativo. Quali sono i vantaggi di essere correntisti presso un credito cooperativo? Ma essere correntisti presso un credito cooperativo è facile, cioè è tuo. Il credito cooperativo può essere tuo perché lo vive sul territorio, vive perché esiste il territorio. Una banca di credito cooperativo raccoglie sul territorio e investe sul territorio. Per tanti motivi, ma anche per legge, non può investire altrove. Quindi è molto semplice il concetto. Se io raccolgo su un territorio, devo necessariamente investire sul territorio. E lo devo far bene, perché poi il motivo di esistere dipende proprio da come ti poni sul territorio. Se il territorio ti riconosce e ti fa crescere, bene, puoi esistere. Altrimenti non ci sarebbe motivo del credito cooperativo. Beh, chi parla male del credito cooperativo lo sappiamo benissimo. Io non parlo male degli altri istituti maggiori, però posso solamente dire che gli altri istituti fino ad oggi hanno raccolto in loco e hanno investito al nord o in altre zone, hanno impoverito il nostro territorio. Posso dire che nel momento in cui c'era bisogno di investire e di assistere le piccole e medie imprese e le famiglie, hanno tirato i remi in barca e sono andati via. Ottenere un finanziamento di una banca a livello nazionale credo sia impossibile. Io posso dire solamente che nel nostro piccolo, perché non siamo i colossi della finanza, possiamo dire che impieghiamo sul nostro territorio oltre 250 milioni, e non sono pochi per un territorio come il nostro. Io immagino che cosa sarebbe stato questo territorio senza i finanziamenti fatti dalle banche di credito cooperativo, che non sono solo mie, e mi riferisco alle quelle consorelle qua in provincia di Salerno, che sono buon abitacolo e Sassano, ma così come mi riferisco anche alla consorella di Laurenzana che è presente in Basilicata. Quindi sono tutti istituti che hanno fatto tanto per il territorio, tanto per la crescita, e stanno facendo tutto. Peccato che purtroppo una riforma in atto in questo momento ci vuole vedere scomparire, e vogliono che tutto si racchiuda in un unico gruppo bancario a livello nazionale, le banche di credito cooperativo perdono la loro autonomia, la loro capacità di penetrazione sul territorio. Beh, sarebbe un grosso danno. Noi come Banca Montepruno stiamo lavorando contro questa autoriforma, mi auguro di poter avere dei risultati positivi. Non sono incoraggianti i riflessi che ci vengono da questa riforma, però dobbiamo lottare fino alla fine, consapevoli del fatto che senza di noi sarebbe una grossa perdita. Ecco, in conclusione, ovviamente la ricaduta sul territorio, quindi l'investimento da parte dell'istituto e della banca sul territorio, porta ad entrare anche nel tessuto sociale. Io l'ho definita prima in privato con gli amici che sono venuti qui con me una banca radiofonica, cioè nel senso che abbiamo visto che è stato organizzato un festival musicale, artistico in generale, qui proprio in questa sede. Insomma, la banca comunque ha da dire anche nel territorio in cui opera. Sicuramente sì, siamo una banca che crede nella comunicazione, nella sana comunicazione. Noi non facciamo mancare il nostro apporto, il nostro sostegno a tutti coloro che vogliono fare comunicazione in genere. E abbiamo anche una nostra web, abbiamo anche l'assistenza con le altre televisioni private, ma questo è solamente per la crescita di questo territorio. Riteniamo che una buona comunicazione faccia crescere il territorio, lo tenga informato e lo preservi da tante difficoltà che in questo momento ci sono. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti voi, continuate a lavorare in questo modo perché il territorio ha bisogno di voi. Certamente, e in questo insomma ci sono parecchi colleghi nel Vallo di Diano che insomma si danno da fare bene. Allora, volevo salutarci insomma su questo premio come uomo dell'anno 2015 che andrà
appunto a ricevere negli States l'8 marzo, se non sbaglio. Sì, l'8 marzo, io sono veramente orgoglioso di ricevere questo premio dalla Federazione delle Associazioni dei Campani del Mondo a New York. È un premio che veramente mi emoziona. Ho la fortuna di riceverlo alla presenza di numerosissimi amici che mi vengono con me, a partire dal maestro Rizzo, Gerardo Costa, al dottor Aldo Lescinita e tanti altri colleghi e amici che verranno con me, diciamo, a festeggiare, se così possiamo definire. Però piace anche ricordare e riferire che questo premio viene dato a me, ma va ascritto un po' a tutta la struttura. Se abbiamo fatto questo perché ho una grande squadra alle spalle, siamo riusciti a portare avanti un progetto che si chiama sugli italiani all'estero, di cui poi possiamo parlare, ma un grazie va, come dicevo, a tutti i miei collaboratori, a tutti i nostri soci, agli amici che ci assistono, alla mia famiglia, senza la quale io non avrei potuto ottenere certi risultati, una famiglia che mi ha supportato, mi supporta quotidianamente, con tutti i difetti e con tutti i pregi che può avere un direttore generale, perché capirete benissimo che assumere un ruolo e responsabilità non sempre porta avere quella serenità poi di ritorno che loro hanno sopportato me nelle fasi più difficili, mi hanno permesso di ricevere anche questo premio. Il premio consiste proprio, ci è stato riconosciuto perché abbiamo istituito la Carta degli Italiani all'estero, una carta dei servizi che offriamo a tutti coloro che stanno all'estero affinché, tornando in Italia, oltre all'assistenza finanziaria, possano assistere anche quell'assistenza sociale di cui hanno bisogno. Quindi tutti i professionisti di cui uno può avere bisogno, a partire dai notari, dai notai, dai legali, dai tecnici, piuttosto che da tante altre professionalità di cui un emigrante che viene in Italia ha bisogno. La nostra banca è di stata sempre a disposizione, continua a essere. Gli amici americani, italiani in America più che americani, hanno voluto riconoscere, io sono grato a loro per questo riconoscimento, sono fiero, orgoglioso e non vedo l'ora di ritornare con questo fregio e poi condividere con tutti gli amici questo bel momento, questa giornata. Grazie al direttore Albanese, ovviamente abbiamo fatto questo piccolo spazio, questo piccolo approfondimento del nostro tessuto economico, però strappo una promessa al direttore Albanese, magari ci vediamo a Potenza per poter discutere ancora e parlare in questo caso ancora più nello specifico della sede di Potenza. Io vi ringrazio, sono veramente fiero e orgoglioso di partecipare a qualsiasi iniziativa che la vostra emittente pone in essere, dando la mia personale disponibilità e quella della mia azienda. Io credo che insieme si possono fare tante cose, dobbiamo ragionare in una logica di rete, non si può avere l'illusione che si può fare tutto da soli. Se ragioniamo insieme, noi abbiamo bisogno di comunicazione, come dicevo prima, di sana comunicazione, e probabilmente la comunicazione ha bisogno di buone notizie, di buone novelle che noi possiamo dare insieme a tante altre cose che poi la nostra azienda può mettere a disposizione. Quindi grazie a voi. Grazie, alla prossima. Alla prossima.